È il giorno della protesta, Capaccio Pestum dice no alla centrale a biomasse autorizzata recentemente dal Consiglio dei Ministri. In piazza ci sono tutti, i produttori, i sindaci, gli amministratori regionali, ci sono i partiti, in particolare i 5 Stelle, ci sono gli studenti, le associazioni di categoria, c'è soprattutto la gente di Capaccio che vuole tutelare il gioiello che rappresenta in particolare dal turismo e l'agricoltura e dice questa centrale ucciderà il nostro territorio. Anche le aziende in prima linea per dire no alla centrale biomasse a Capaccio a Pestum. Certo, come potete vedere c'è stata una grandissima adesione perché il problema è molto sentito e potrebbe comportare veramente delle gravi conseguenze al nostro territorio. Quindi siamo mobilitati sperando che la nostra protesta possa valere a qualcosa, che magari siamo ancora in tempo per poterla fermare perché altrimenti sarebbe uno scempio, perché se avvenisse veramente la costruzione di questa centrale sarebbe un grave danno al nostro territorio, soprattutto dal punto di vista agricolo, sul quale la nostra economia si mantiene, soprattutto per la mozzarella di bufala che è il prodotto principale, l'alimento principale in cui produciamo in questa zona, e anche per i nostri carciofi ovviamente e tutti gli altri ortaggi a seguire, perché già facciamo fatica a venderli, diciamo a commercializzarli, a metterli sul mercato, nonostante siano prodotti DOP, prodotti che noi certifichiamo che hanno una certa qualità, e già abbiamo problemi e facciamo fatica a venderli, figuriamoci se venissero declassati, che non fossero più di una certa qualità, quindi praticamente il territorio andrebbe a morire. Diciamo, voi produttori temete anche per il vostro futuro, chiaramente, certo. Di tutto l'indotto e di tutte le persone che lavorano. Certo, l'agricoltura è il pilastro di questa zona, quindi automaticamente andrebbe a morire, oltre per non parlare ovviamente del turismo e tutto il resto, tutti gli altri settori che ci ruotano intorno. Diciamo che la centrale a biomasse non è quello che serve a questo territorio, a Pestum, ma alla Piana del Sele in generale. Ovviamente c'è da dire che nessuno nel proprio paese vorrebbe una centrale a biomasse, nessuno sarebbe favorevole, però proprio in questo territorio, che è un luogo di storia, di cultura e di turismo, non è proprio indicato. Voi produttori che cosa chiedete in particolare alle istituzioni, regione, governo, comune, provincia? Che ci fosse una maggiore attenzione e tutela nei criteri di costruzione e nelle decisioni che si prendono in merito alla questione. Oggi questa protesta con una grossa partecipazione, qualora invece non si dovessero dare riscontro alle vostre richieste, cosa siete pronti a fare? Noi cercheremo di opporci pacificamente fino a quando possibile per evitare che ciò avvenga. Poi a male estreme, estremi rimedi purtroppo. Vicepresidente Grimaldi, il comitato è in campo per dire no assolutamente alla centrale a biomasse qui a Capaccio. Ecco, adesso non è solo il comitato, adesso è anche un coordinamento col quale abbiamo anche l'associazione Magna Grecia con noi e abbiamo tante associazioni del territorio, circa 25. Questa centrale a biomasse in genitori non va fatta prima per la salute della gente. Secondo, per la vocazione del territorio che non è di questo tipo. Terzo, perché lei se guarda in giro non vede una ciminiera e non deve essere questa sostanzialmente la prima magari di una lunga serie. Poi temete per la salute del territorio e chiaramente anche delle persone. Ma questo è certificato perché gli inceneritori di questo tipo in America non li fanno più da anni e un qualunque governo che succederà a questo sciagurato di oggi sicuramente le metterà al bando, perché non danno nessun beneficio, non danno nessun beneficio economico e rovinano la salute della gente. Sono antieconomiche e si mantengono solo con gli incentivi statali e quindi in realtà è un'attività che non ha senso di esistere economicamente.
è solo speculativa, niente di più e niente di altro. Il comitato e le associazioni sono mobilitate, cosa chiedono alle istituzioni? Alle istituzioni chiedono sostanzialmente di fare in modo che lo sciagurato parere dato a Roma sia fermo, non sia attuato. Quindi noi dobbiamo fare resistenza perché non venga attuato. Questo è l'obiettivo di questo momento. Il Comune di Capaccio ha fatto già il ricorso a TAR, ma questo diciamo è di prassi, è abbastanza normale. Oddio, bisogna anche riconoscere che l'ha voluto fare, quindi in buona... Però non è questo che potrà fermare la costruzione. La costruzione si potrà fermare solo se qualcuno alla regione, e De Luca in particolare, piglia una posizione, nel senso di dire va bene, è piccolo per fare anche i grandi progetti, ma è tanto grande da inquinare questa terra, è inutile e non serve. La presenza di queste decine e decine di trattori testimonia che la vocazione del territorio è a sviluppo agricolo. Certamente, ma basta guardarsi intorno, non c'è bisogno di dire altro. Anche gli esercenti di Capaccio sono in prima linea per dire no alla centrale a biomasse, hanno aderito simbolicamente alla protesta serrando le saracinesche e affiggendo questi manifesti a lutto. Esatto, no, vabbè, il manifesto è chiaramente un simbolo di protesta, non è niente di più. Il bello è vedere che molti come me, come tanti oggi, hanno deciso comunque il rispetto alla crisi, il rispetto alla situazione un po' difficile per i commercianti in genere, comunque aderire e tenere chiuse le serrande, le saracinesche in segno di rispetto comunque per la mobilitazione, consapevoli del fatto che il futuro non passa certo da queste scempiaggini, insomma. Il futuro è cultura, è tradizione, è rispetto dell'ambiente innanzitutto, perché noi siamo sempre ospiti della madre terra e non sono certo poche ore di lavoro che cambiano la vita a qualcuno, in particolare a noi. Alla fine si va avanti come tutti i giorni, l'importante è sperare in un futuro migliore. C'è anche un bel segnale di adesione da parte della comunità che sembra aver risposto in maniera collettiva a questa mobilitazione. Sì, assolutamente, infatti a parte i tanti slogan sui social, per fortuna si vede anche la rivalsa diciamo pratica, cioè la presenza si è fatta sentire, si vedono tante persone, tanti striscioni, che poi è sempre importante perché limitarsi alla chat o nascondersi dietro un PC è sempre facile, quindi è importante comunque manifestare il disagio, creare il disagio con le manifestazioni, chiudere le strade, portare mobilitazione, fare gruppo. E sì, è bello vedere tante persone aggregarsi in un unico intento giusto. Io penso che in questo paese, sancito dalla Costituzione, il popolo è sovrano. Mi sembra che il popolo di questo paese, di questa zona, la centrale a biomassa non la voglia. E allora perché ci devono imporre dall'alto la costruzione di questa centrale fatta da privati? A un certo punto io dico una cosa, se la centrale veramente non è dannosa, non è inquinata, perché non se la fanno a Pontassieve oppure nel paese di quei ministri che l'hanno firmato. Se andassero a fare a casa loro la centrale a biomassa, o mi sbaglio? Voi sostenete chiaramente che lo sviluppo per questa zona deve essere improntato all'agricoltura e non solo. Certamente come non alla centrale. Agricoltore, dico, in questa zona, agricoltura e turismo. Toglieteci queste due cose con la costruzione della biomassa. Cosa facciamo? Qua già stiamo veramente inguaiati con l'agricoltura e con il turismo. Poi ci piazzate anche un affare del genere, che anche come immagine, soltanto come immagine, è negativa per noi. E cosa facciamo noi? Imposta dall'alto. E io vorrei soltanto una cosa, che quelle persone che hanno votato queste persone, questi signori che l'hanno consentita questa cosa, sapessero
sapessero. Io ho dato il voto a quella persona che ha autorizzato la costruzione della biomassa nel nostro paese. Vorrei vedere se la prossima volta che andassimo a votare li voterebbero lo stesso. O mi sbaglio? Non solo agricoltura, ma anche turismo. Qui siamo a due passi dai templi. Ma stiamo scherzando? I templi? Soltanto i templi? I templi è quello che vediamo. Ma ci sono dei graffiti, delle grotte neolitiche qui che nessuno sa. C'è un porto di Paestum, mi si è per sentito dire, a mare. Ma voi le mura di Paestum le avete viste? Hanno fatto dei varchi, hanno aperto dei varchi perché per far entrare i trattori. Cominciamo a curare anche questi aspetti, no? O mi sbaglio? Anche il mondo cattolico si è mobilitato per dire no alla centrale. Ma certamente, la terra è nostra madre e poi questa è l'aria che noi respiriamo, quindi interessa a tutti. Questa è una zona prettamente agricola e diciamo le tossine, tutto quello che si produce si poggia sulle verdure, tutti i prodotti che si producono in questa zona. E inoltre ci sono gli allevamenti di bufala che producono il latte per le mozzarelle rinomate proprio in tutto il mondo e le mangiamo tutti, quindi interessa a tutti. È anche un bel segnale di unità da parte della comunità quello che è venuto fuori oggi. Certamente, siamo da varie parti, non solo di Capaccio ma anche i comuni qui vicino, perché dopo tutto l'aria che respiriamo, insomma, cioè questi fumi saranno portati vari chilometri di distanza, quindi interessa a tutti, ecco. Consigliere Camarano, anche lei qui in prima linea a fianco dei cittadini di Capaccio. Ma guarda, io sono qua come cittadino, non come consigliere. Noi abbiamo provato con gran fatica a far attenzionare la Regione Campania e la Giunta. E ieri è venuto il Comitato Sorvela Sabatella in Regione, hanno capito con quali meccanismi lenti si muove la macchina burocratica regionale. Ovviamente noi non ci fermeremo e faremo battaglia costantemente. Il Movimento 5 Stelle, tra l'altro, ha nel programma da anni il no agli inceneritori, all'incenerimento, il biomassa incenerisce. Quindi per noi è inammissibile che venga addirittura pensato di mettere un biomassa in uno dei posti forse meno idonei, dove noi avremo dei danni irreversibili sia all'agricoltura, alla gastronomia ovviamente e al turismo. Si aspettava, e alla salute dei cittadini. Si aspettava qualcosa di più, un gesto di protesta più forte, un'opposizione da parte della Regione Campania o secondo lei è stato complice il governo regionale di questa scelta dell'esecutivo nazionale? No, il governo regionale passato, questo bisogna dirlo per onestà di cronaca, ha avviato tutta la procedura insieme al comune. Ora si tratta di correggere un grosso errore che si è fatto di valutazione. E lo stesso errore di valutazione che è stato fatto poi alla presidenza del Consiglio dei Ministri quando Renzi ha firmato, secondo me forse, credo e voglio sperare, non si sia nemmeno reso conto di quello che stava firmando. Secondo lei c'è ancora tempo per rimediare o forse è già tardi? Teoricamente è già tardi, è brutto pensare che poi la popolazione si svegli a cose già fatte, ma questo è un problema endemico del Sud Italia, del nostro modo di vivere la società, di essere cittadini attivi, ci si sveglia quando a cose già fatte. Ovviamente tutto quello che si potrà fare in qualsiasi modo noi cercheremo di farlo.
fischia il vento e furia la sera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna ludona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. In tutta per testimoniare che il rischio ambientale è davvero forte per queste zone. Sì, anche perché dietro alla parola bio purtroppo nascondono di tutto, perciò diciamo bio che, perché se fosse veramente qualche cosa che è biologico per la vita, noi non saremmo qui a testimoniare in questo modo, ma abbiamo paura che in mezzo al bio ci sia invece la peggior schifezza, scusate la parola, però è questo, che ci avvelenino. Territorio che teme chiaramente per la sua incolumità. Certo, il territorio teme, ma anche e soprattutto perché è un territorio che ha altre caratteristiche, ha dei grandi valori da difendere. Stiamo passando in mezzo alle serre, abbiamo il carciofo, abbiamo la mozzarella, abbiamo soprattutto la cultura. In questo posto dovremmo puntare in altro modo, in modo da risollevarlo, da sostenerlo, e invece con questa centrale temo proprio invece che lo affosseremo e che miniamo la salute dei cittadini, facendo allontanare chi invece in questa zona dovrebbe venire proprio per prendere una boccata di ossigeno e cibarsi delle cose buone che produciamo qui, con i sapori che ci sono qui e con l'accoglienza che c'è in queste zone. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta farà del partigiano. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditor. Sindaco, il Comune ha già presentato ricorso al TAR, quali sono le altre iniziative che è pronto a mettere in campo per ascoltare la voce del territorio? Allora, il Comune è chiaramente con i soldi dei cittadini, questo è bene dirlo, ha presentato già, dato mandato a uno studio legale di Roma per fare ricorso al TAR contro questo scellerato provvedimento del Consiglio dei Ministri. Ma quello che stamattina ci teniamo a dire che tutto il paese, tutta la città e non solo Capaccio è in piazza, abbiamo più di 20 sindaci che sono qui con noi, quindi loro rappresentano anche altrettante 20 comunità che sono preoccupate di questo impianto che provocherebbe un disastro e per la salute dei cittadini nostri e anche dal punto di vista dell'economia, perché sicuramente nella filiera turistica, nella filiera lattocasearia e dell'agricoltura biologica si perderebbero centinaia se non migliaia di posti di lavoro. Quindi è un appello forte a livello del governo, a livello anche del governatore, del nostro nuovo governatore De Luca, che assolutamente si mettano in campo tutte le iniziative, perché la politica può di bloccare questo scempio, di bloccare questa sciagura, perché qua si tratta di un finanziamento di una società privata che è venuta a fare business qui a Capaccio. Il popolo è sovrano e il popolo non vuole questa impianto, e questo impianto non si farà a qualsiasi costo. Sindaco, si aspettava una risposta così massiccia, non solo dal punto di vista istituzionale con le tante fasce tricolori che vengono dalla piana, ma anche di tantissime persone che sono mobilitate dall'associazione agli imprenditori, gli studenti, i partiti, la politica in generale? Assolutamente no. Se questo maledetto progetto è riuscito a mettere insieme la politica di destra e di sinistra, è riuscito a mettere insieme tanti sindaci, ma soprattutto è riuscito, dopo decenni che io non mi ricordo, a far scendere in piazza tutta la città di Capaccio Pestum, iniziando dai bambini delle scuole materne. Quindi veramente è un messaggio forte che si dà e si è dato oggi, perché il popolo è sovrano. Quindi non è possibile realizzare un'opera di così grosso impatto contro la salute dei cittadini ambientali, contro la volontà
di un territorio intero. Non è possibile, in democrazia questo è un delitto. Sindaco, qualora le vostre rimostranze non dovessero trovare accoglimento, cosa siete pronti a fare? Siamo pronti a qualsiasi, perché il popolo ci ha dato mandato, noi siamo pronti a qualsiasi, anche delle azioni eclatanti, delle azioni forti che io adesso non immagino nemmeno, però il popolo è deciso, ci ha dato mandato, pieno mandato, ad andare in fondo e fino in fondo, e noi andremo fino in fondo perché a fianco a noi ci sta il popolo. Cessa il vento e calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa tua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa tua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Fischia il vento, infuria la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.